La Toscana scrive il futuro dell'industria 4.0 con il varo della piattaforma regionale e con i 5 nuovi bandi da 51 milioni di euro finanziati con risorse comunitarie per le micro, piccole e medie imprese presentati a Firenze dall'assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo. Tre dei 5 bandi per 18 milioni e mezzo agevoleranno i progetti di ricerca e sviluppo, mentre gli altri due per 32 milioni e 800 mila euro serviranno a incrementare gli investimenti in macchinari e processi di riorganizzazione. I bandi sono in partenza a luglio. Vogliamo essere di affiancamento, di accompagnamento al mondo dell'impresa. Abbiamo insieme da vincere una scommessa, l'innovazione tecnologica, l'industria 4.0 e un mondo nuovo al quale dobbiamo assolutamente agganciarci. Anche a questo serve, tra i vari strumenti approntati dalla Regione, la piattaforma Industria 4.0 a mettere in connessione le imprese con gli organismi di ricerca universitari, con l'IRPET e con le direzioni regionali e avere così supporto in materia di innovazione tecnologica dei processi produttivi, anche perché da una mappatura delle competenze universitarie in Toscana emerge che sono oltre 1000 i docenti e ricercatori universitari altamente specializzati in Industria 4.0. Io credo convintamente in questa saldatura fra il mondo universitario e le nostre aziende. La Toscana si sta muovendo in maniera determinata verso l'innovazione, verso un settore dell'industria altamente competitivo e depositario di competenze e di conoscenze. Al sistema di competenze previsto dalla piattaforma Industria 4.0 si affiancherà anche un network di 250 laboratori pubblici e privati per il trasferimento tecnologico, 100 dei quali già pronti a offrire servizi specifici alle imprese in materia di economia digitale e fabbrica intelligente.